giorno si trasforma in un incanto di luci e colori per il ritorno del Natale Più edizione 2023. Presentazione ufficiale questa mattina da parte di amministrazione comunale Proloco del programma che accompagnerà cittadini e turisti nelle diverse iniziative all'interno della città dal 25 novembre al 7 gennaio. Un'edizione ricca di appuntamenti, attrazioni, musica, spettacoli e divertimento. Tra le novità, la nuova immagine dell'evento che porta il visitatore indietro nel tempo con un Babbo Natale in primo piano e una vecchia cartolina di Fano. E se nel centro storico stanno iniziando a spuntare le prime installazioni di luci, c'è anche la questione albero di Natale, quest'anno proveniente dalla famiglia Mariotti di Rosciano di Fano, che verrà illuminato con la cerimonia d'accensione domenica 26 novembre alle ore 18 in piazza 20 settembre. Anche quest'anno riusciremo ad organizzare il Natale qui a Fano, che fa parte del programma Il Natale che non ti aspetti dell'Umpi provinciale. Sicuramente abbiamo puntato molto per quello che riguarda l'illuminazione, che sarà sicuramente molto bella e riusciremo a coprire parecchie vie della città, soprattutto del centro storico, rendendo l'ambiente natalizio sicuramente molto più bello e accattivante per i turisti ma anche per i cittadini fanesi. Immancabile la pista di ghiaccio. Quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo di nuovo la pista di ghiaccio che sarà sempre nella zona della Rocca, del parcheggio della Rocca. Quindi anche quest'anno, insomma, sarà sicuramente una bellissima attrattiva che interesserà sicuramente ai piccolini ma anche ai grandi, perché ci sono tantissimi adulti che chiaramente accompagnano i propri figli. Come sempre, il Pincio accoglierà il villaggio di Natale. L'area del Pincio allestita con il villaggio di Natale, con i mercatini di Natale che quest'anno sono aumentati. Abbiamo più casette, abbiamo più luminarie, una filodiffusione, che piccola filodiffusione che ci accompagnerà in tutti i pomeriggi del periodo natalizio e per gli acquisti, e speriamo di trovare tutte belle idee da regalare per quest'anno. E poi non mancheranno le vie dei presepi, con l'opera realizzata dai maestri carristi al Pincio, che si arricchirà di tre nuove scene, quello di San Marco, quello del Porto e della Trave. Luci ed effetti speciali anche nell'ex chiesa di San Francesco. Un evento quest'anno, un progetto significativo che sarà la novità del 2023, è il progetto del Light Design San Francesco. Abbiamo creato all'interno del San Francesco un progetto illuminotecnico, saranno una serie di proiezioni, ci sarà un racconto musicale, ci sarà una scenografia che racconterà appieno questo magico luogo, la chiesa di San Francesco, tutta la sua storia e anche la storia di Malatesta, uno spettacolo che prenderà luogo tutti i weekend dalle 5:30 alle 9:30 e darà la possibilità di vivere questo luogo che fino a tempo fa, insomma anche nel periodo natalizio, era chiuso, invece quest'anno sarà per l'occasione aperto, come saranno aperti tanti altri siti culturali che daranno la possibilità di visitare la città. Infine non mancheranno gli eventi di Capodanno in piazza e quelli legati all'Epifania, tutti disponibili sulle pagine social e sul sito visitfano.info.